L'OCSAC è un centro dell'Università di Parma. La sua origine è nel 1968, quando l'Istituto di Storia dell'Arte realizza la sua prima esposizione, e quello è stato il punto d'avvio per la creazione di quello che oggi è un immenso archivio delle arti del Novecento, di tutte le forme espressive, di tutte le pratiche artistiche, quindi dall'arte al design, al progetto architettonico, al progetto grafico, la fotografia, la moda, quindi uno spaccato amplissimo della cultura del Novecento e anche della cultura del contemporaneo. Oggi l'OCSAC ha sede nell'Abbazia di Valserena dal 2007 e dal 2015 l'archivio è stato potenziato con la creazione di un percorso espositivo pubblico permanente, la cui programmazione, le attività che sono state programmate dal 2015 ad oggi per questo luogo, sono state improntate dalla volontà di aprire l'archivio, di far scoprire questo immenso patrimonio, di farlo scoprire a un pubblico ampio e quindi non solo agli studiosi, e nello stesso tempo farlo scoprire e riscoprirlo anche noi che studiamo questi materiali. Partiamo dall'esperienza dei fratelli Castiglioni. Ai fratelli Castiglioni abbiamo dedicato, è stata dedicata in questa mostra una sezione molto ampia, con cui si è voluto far comprendere attraverso i materiali di progetto, ma anche attraverso gli oggetti esposti, il loro modo di lavorare, e soprattutto si è voluto dimostrare e far comprendere che cosa si intende per ironia nel metodo progettuale dei Castiglioni. Quindi attraverso la rappresentazione, ad esempio, di importanti reportage fotografici sugli oggetti attentamente studiati proprio per comunicare il significato dei singoli oggetti, attraverso foto di studio che riprendono i fratelli che giocano con il radiofonografo dimostrando tutte le possibili combinazioni di questo oggetto che sembra quasi un oggetto animato, oppure attraverso i disegni progettuali, gli esecutivi di fasi avanzate di progettazione in cui si analizza il singolo problema che poi diventa anche il tema chiave dell'oggetto, come nel caso della parentesi, il tema della soluzione del ruolo del bicchiere della lampada, oppure per la lampada toio, questo meccanismo di assemblaggio di oggetti che provengono da contesti molto differenti tra di loro. Per Munari e per Mari il tema fondamentale che si è voluto portare all'evidenza attraverso una piccola selezione dei tanti materiali che sono conservati nei loro due archivi qui presenti a Parma, si è voluto mettere in evidenza intanto la strettissima relazione inscindibile che c'è tra il loro essere artisti e nello stesso tempo designer. Munari e Mari hanno in comune una continua riflessione sulla metodologia progettuale e questo lo applicano a tutti gli ambiti del progetto e quindi anche al grande tema del gioco che per entrambi è stato centrale già dagli anni 50. Munari se ne occupa ben prima e quindi ha accompagnato, possiamo dire, la sua vita di artista, e però arrivano a una fase di grande maturazione proprio negli anni 60 e 70 grazie alla loro collaborazione con Danese. E c'è un ambito che è quello della progettazione del libro, che pure ha una centralità, secondo Mari, nella formazione del bambino, ma anche per l'adulto, e questo è un aspetto che non si deve perdere di vista. Il libro è visto come un oggetto che non è solo uno strumento per portare conoscenze, quindi per trasmettere dei contenuti, ma è un oggetto che comunica in sé. Questo è il tema fondamentale per Mari. Ad esempio Munari nei suoi libri illeggibili, attraverso una ricognizione di questa esperienza, riusciamo a capire che cosa intenda Munari per libro quale oggetto di comunicazione.
prende il libro, lo scompone in tutte quelle che sono le sue componenti fondamentali, materiche, compositive, gli elementi, no? Quindi ad esempio c'è quel passaggio interessantissimo in cui gli spazi bianchi sono un elemento fondamentale di comunicazione, e quindi li costruisce questi libri puntando soprattutto sull'elemento materico, perché per i bambini ma anche per gli adulti è anche attraverso l'esperienza tattile, quindi diretta con questo oggetto, che si arriva alla conoscenza. E così le pagine dei libri sono tagliate orizzontalmente, verticalmente, le pagine sono realizzate con materiali diversi, la legatura è studiata e quindi su questo si esercita, i fogli sono strappati, si creano delle lacerazioni di diverse dimensioni, in modo che l'oggetto nel momento in cui viene preso in mano diventa un'esperienza di scoperta progressiva, e su questo principio si fonda la grande esperienza dei prelibri che vengono messi in produzione ben più avanti, perché l'esperienza dei libri leggibili inizia negli anni 50, e i prelibri sono dei piccoli oggetti disegnati proprio per i bambini per cercare di liberare la loro creatività, di liberare soprattutto i processi di conoscenza, che non deve passare attraverso un'imposizione di contenuti già precostituiti, ma i contenuti vengono creati dai bambini attraverso l'esperienza dello sfogliare il libro e di scoprire la successione di tutte quante le figure, delle narrazioni che si compongono. Quindi questo è un esempio per noi abbastanza evidente di come Munari sviluppi la sua metodologia progettuale. D'altro canto abbiamo Mari, che inizia anche lui a pensare al gioco, al giocattolo, come oggetto di sperimentazione. Il primo gioco che Mari realizza è appunto per Danese, che mette in produzione la serie dei 16 animali che aveva già pensato per la Rinascente, ma che solo Danese mette in produzione. I 16 animali perché sono così straordinari ed innovativi? Perché puntano sulla possibilità e capacità del bambino di costruirsi infinite storie, avventure che si sviluppano attraverso la liberazione di questo incastro di figure assolutamente essenziali che rappresentano gli animali, che sono gli elementi di tutto il mondo della fiaba tradizionale, che qui vengono ridisegnati, appunto liberati, e quindi da un magma in un certo senso possono essere esplosi, dando la possibilità attraverso l'incastro, attraverso la sovrapposizione, attraverso la costruzione, che questo è un tema fondamentale per il gioco. E poi l'altro ambito di grande interesse, di sperimentazione, sia per Munari che per Mari, è quello che viene sviluppato in modi differenti dai due, del ruolo della carta, del gioco delle carte, che viene assolutamente rivisto, sempre nella direzione di pensare ad uno strumento che sviluppa la libertà, il libero pensiero, e che non diventi uno strumento invece impositivo oppure già precostituito, come potevano essere i giochi che nello stesso momento l'industria produceva. Con queste carte sia Munari che Mari intanto ridefiniscono una nuova iconografia, cercano entrambi di creare un sistema di segni, di immagini, di figure assolutamente semplificata, riconoscibile per il bambino. E poi questo sistema di figure, grazie alla carta che è elemento mobile, diventano appunto il punto di partenza per la creazione di narrazioni e di azioni, e se vogliamo anche di interazioni fra bambini. Ovviamente le scelte sono differenti, e allora nelle serie di carte che vengono edite da Danesi, disegnate da Munari, il principio che possiamo riconoscere
è quello di fornire al bambino degli elementi, dei moduli che sono uguali tra di loro, un modulo quadrato, un foglio quadrato di differenti materiali, di differenti colori, che può essere composto. Quindi attraverso l'utilizzo di differenti layer, di differenti livelli, il bambino può creare un'unica immagine che però è fatta di una serie di stratificazioni e quindi in questo modo non solo si racconta una storia, si crea una narrazione, ma si crea anche un'immagine che può essere poi liberamente trasformata. Anche Mari lavora sulla carta come strumento di gioco, però pur avendo in comune con Munari questa necessità di creare un sistema di figure semplificate, imposta la sua idea sulla necessità di creare uno spazio di gioco, che è poi quell'elemento che svilupperà anche ad altre scale con altri giochi e spazi di gioco che progetterà negli anni 60. Quindi possiamo dire che l'avventura che inizia nel 1956 con l'incontro fra i coniugi danese, che danno l'avvio a un modo di intendere differente, assolutamente innovativo, la produzione di design attraverso questa casa che edita oggetti di design, e Munari e Mari ci inserisce all'interno di una storia che può essere definita un unicum a livello internazionale, un'esperienza che ha fatto scuola, che è ancora oggi attualissima e che proprio in quel piccolo segmento, ma fondamentale, che è quello del progetto del gioco come elemento di una innovativa pedagogia, perché anche questo è un aspetto molto importante. Il lavoro di questi due designer ha stretto contatto con la scuola di pedagogia, con le idee della pedagogia attiva. Ecco, questa è un'esperienza tutta italiana, ancora oggi assolutamente importante, perché questi giocattoli continuano ad essere assolutamente attuali e continuano a dimostrare la loro fondamentale importanza nella formazione dei bambini, e sono dei giochi ancora attuali che rendono ancora più evidente la differenza rispetto al sistema di oggetti che in quegli stessi anni continuavano a popolare le stanze dei bambini. Quindi dei giochi incentrati sull'idea che la formazione del bambino dovesse passare attraverso una miniaturizzazione del mondo degli adulti, un'idea del gioco come qualche cosa comunque di precostituito che comunque ingabbiava il bambino all'interno di codici di comportamento dati che non erano i loro, e quindi per questo ancora oggi questa esperienza è importante, ancor di più nel momento in cui oggi i bambini si ritrovano a dover interagire con altri tipi di strumenti. E quindi qua a fianco del posto dei giochi e della scatola di Metti le foglie, due dei giocattoli progettati da Enzo Mari e da Bruno Munari ed editi da Danese insieme ad altri fra i tanti oggetti prodotti da Danese, vi saluto da Parma e da Design Oggetti, Processi ed Esperienze. Thank you.